Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Abbiamo appena terminato una bella diretta su Twitch, magari potete recuperarvela, in cui andavamo a fare la reaction a quelli che erano i numeri che l'anno scorso mi aspettavo di vedere per la Juventus dal punto di vista dei gol realizzati, delle presenze di ogni singolo calciatore e dei gol subiti dai portieri. E se dal punto di vista difensivo siamo andati molto 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 vicino a beccare, dal punto di vista offensivo è mancata una buona parte e maggior ragione mancano un po' di gol degli attaccanti. Ora, per tanti non saranno notizie, anzi sarete qua a dirmi ma va, però ho fatto anche una buona riflessione, buona secondo me ovviamente, vedevo che anche la chat era abbastanza d'accordo, quindi se volete vedervi il VOD è online sul canale Twitch e magari fatemi sapere un pochettino poi nei commenti di questo video. Però prima di tutto dobbiamo commentare la Juventus che sarà, perché quella che è già stata l'abbiamo già vista, anzi io spero di accantonare quei ricordi il prima possibile, però questo esercizio si fa pure capire, comprendere che magari in questa stagione abbiamo delle idee che durante il corso della stagione invece possono essere modificate. Chi deve avere le idee chiare invece è Giuntoli, Cristiano Giuntoli, che è stato ufficializzato dalla Juventus e questa è, secondo me, non una buona notizia, un'ottima notizia. Lo ripeto, lo ribadisco, il colpo più importante di quest'estate, secondo me, è Giuntoli. Non perché sia un mago, non perché ha la bacchetta magica in grado di risolvere ogni tipo di problema, ma perché la Juventus da anni aveva la necessità di ricominciare da una figura esterna, senza promozioni interne, senza rapporti di amicizie interpersonali con giocatori, dirigenti, allenatori, una persona in grado di cercare di gestire nel suo modo, nel migliore dei modi, ovviamente sempre seguendo una linea guida societaria, ma con anche magari un po' di pugno duro nei confronti di giocatori che in questo momento non conosce. Una figura che ha fatto bene in piazze differenti, come Carpi e come Napoli, piazze comunque complicate per gli obiettivi che andava raggiunti, e ora arriva la Juventus con delle motivazioni particolari e voglio cercare di commentare insieme a voi quelle che sono state le prime parole di Giuntoli e ve le farò pure ascoltare. Ed è per questo che ho le cuffiette, quindi un mi piace a questo video, un commento a questo video, un'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti e partiamo subito. Benvenuto alla Juventus. Le chiedo quali sono le sue prime sensazioni dopo questi giorni, questi primi giorni alla Continassa? Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perché per un bambino come me che partiva da Prato in pullman, facevo 8 ore di pullman per vedere la Juventus, è un motivo di grandissima soddisfazione, un'emozione incredibile veramente. C'è qualcuno? Allora, subito una sruffianata, ve lo dico un po' in dialetto. Parole di circostanza, magari, però parole che ti fanno capire. Sicuramente il tifoso del Napoli oggi non può essere contento perché Giuntoli lascia una piazza come Napoli dopo un miracolo sportivo come quello che ha compiuto nell'ultima stagione, e si sente dire che comunque il direttore sportivo che negli ultimi 8 anni ha lavorato in Campania, in realtà aveva il cuore che batteva per gli acerrimi rivali. Anche da toscano, comunque, forse abbastanza qualcosa di pesante, perché sappiamo questa rivalità che c'è tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina nei confronti della Juve, e dire io che da ragazzino mi facevo 8 ore di pullman partendo da Prato e andare a vedere la Juventus è sicuramente un modo per addolcire e strappare un sorriso, come è venuto spontaneamente anche a me ascoltando questa frase, però ti fa anche capire come è stata vissuta la passione per il calcio da parte di Giuntoli. E anche il motivo per cui magari possa essere stato ammaliato, interessato a lasciare una piazza come Napoli con lo scudetto sul petto, quindi nel miglior momento da anni a questa parte, per arrivare alla Juventus che da anni non vince ed è anche una situazione complicata. Quindi, dal punto di vista professionale, un'avventura coinvolgente, quella di riportare la Juventus dove le compete, quindi sul tetto d'Italia, ma anche dal punto di vista emotivo, uno spunto in più, una motivazione in più, che poi si allargherà e ne parlerà tra pochi secondi, dato che comunque il video è molto breve, che non deve essere il punto principale. Cioè, Giuntoli non è che deve dire vengo alla Juventus perché sono tifoso della Juventus e quindi forza Juve. Quello è un plus. L'importante è che si lavori bene. E credo che Giuntoli abbia dimostrato di essere un ottimo professionista sia a Carpi che a Napoli, nonostante non ci sia stata la passione e i colori, quell'amore che batteva per una fede. Se c'è anche quello, ben venga, ma non deve essere quello il punto unico, deve essere un plus. Qualcuno a cui pensa in particolare in questo momento così speciale? Sicuramente mio papà, che
era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo, e per questo da una parte lo ringrazio, ma c'è sempre quel pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro. Il suo papà che era juventino, avevamo già letto e discusso di questa ipotesi legata alla tradizione di famiglia, all'amore per i colori bianconeri della famiglia Giuntoli, viene confermato direttamente da Cristiano il giorno della sua presentazione alla Juventus. Anche questo sguardo un po' malinconico, questa tristezza nel ricordare il padre che purtroppo è scomparso, però non dice mi ha passato l'affetto per i colori bianconeri, dice mi ha inculcato la juventinità. Sono due concetti secondo me decisamente differenti, perché un conto è essere un supporter, un sostenitore, un simpatizzante della Juventus, ma dire mi ha inculcato la juventinità significa che veramente in quella famiglia si era cresciuti a pane Juventus, che non ci si perdeva niente della Juventus. E quindi sono curioso di vedere se questo affetto di Giuntoli e questo affetto della famiglia Giuntoli per un ricordo anche legato a una figura che purtroppo per lui non c'è più, sarà davvero una motivazione in più per cercare di svolgere al meglio questo lavoro e vedere se si troveranno davvero delle motivazioni nascoste che fino adesso non abbiamo ancora avuto modo di vedere, perché Giuntoli aveva ancora lavorato per la sua squadra del cuore. Inculcato la juventinità è una frase secondo me molto molto pesante, perché poteva dire qualsiasi altra cosa, davvero poteva dire il cuore che batte per la Juve, il cuore a tinte bianconere. Inculcato la juventinità, cioè se parli di juventinità è un concetto differente, secondo me è anche difficile da spiegare a parole, perché è impossibile spiegare il concetto a parole, è un po' il motivo che ti fa arrivare a tatuarti fino alla fine sul braccio. Penso che sia meno male quella cosa lì, e anche mio padre mi ha inculcato la juventinità. Ciao Davide, un abbraccio. Se pensasse a un aggettivo che descrive la Juventus che ha conosciuto lei, che sta conoscendo, quale penserebbe? Credo affascinante e ambiziosa. E invece... Affascinante e ambiziosa. Allora, ambiziosa sicuramente, perché credo che anche il momento in cui siamo arrivati sia partito da un eccesso di ambizione, cioè voler toccare il cielo con un dito anche di fronte a situazioni nelle quali magari non riuscivamo ad addentrarci al 100%. Affascinante... per storia, per cultura, per innovazione, per modernità di ambienti, affascinante la Juventus, affascinante, su questo non c'entra a fare. Invece un aggettivo che può descrivere lei? Ma è sempre difficile parlare di se stesso, no? Alla fine credo che, io dico sempre che dobbiamo lavorare più degli altri, poi se lavoreremo anche meglio degli altri, questo sarà il tempo a dirlo, ma sicuramente un grande lavoratore. Allora, ha guardato la camera, non ve lo faccio vedere per ragioni di copyright, praticamente per tutte le domande, quando ho dovuto parlare di lui ha abbassato lo sguardo. Questo significa che si trova un po' più in difficoltà a parlare di se stesso. Questa secondo me è una cosa positiva per quella che posso leggere come lettura del corpo, perché significa mettere appunto il noi davanti all'io. Cioè Cristiano Giuntoli sarà l'uomo che lavorerà per la Juventus, ma non sarà la Juventus. La Juventus è un'entità che esiste da sempre, a cui viene inculcata la juventinità ai bambini e alle generazioni da parte di chi davvero ha amato questa squadra, però non c'è nessuno più grande della Juventus stessa. E questo è un bellissimo concetto, anche definirsi lavoratore è un bellissimo concetto, ripeto, sono tutte frasi di circostanza, però iniziano a farci capire un pochettino quello che è il carattere di Giuntoli. Quindi una persona emotiva, ma una persona anche stacanovista, perché dice lavorare più degli altri. E attenzione, sottolineo quello che mi è piaciuto di più di tutto questo breve minuto e mezzo, ovviamente in seconda battuta perché inculcato la juventinità per me rimane la cosa più bella, però la distinzione tra lavorare tanto e lavorare bene. Giuntoli dice dobbiamo lavorare più degli altri, se poi riusciremo anche a lavorare meglio degli altri, allora i risultati arriveranno. Lavorare tanto e lavorare bene sono due concetti decisamente distanti, e Giuntoli lo sottolinea nelle sue prime parole ufficiali alla Juventus. E questo secondo me è il concetto migliore di tutta l'intervista, ovviamente dalla parte professionale, perché ripeto, io che sono anche poi un romanticone, quella roba lì mi ha già conquistato, cioè, lo dico proprio tranquillamente, poi ovviamente dovrà conquistarmi invece dal punto di vista del lavoro, però inculcato la juventinità è una frase forte. Che Juventus intende costruire con il suo staff? Ma credo che dobbiamo riuscire tutti insieme a mettere da parte l'io e ragionare come noi. Mi piacerebbe tanto mettere insieme tante teste
con un solo cuore. Grazie. Tante teste con un solo cuore. Lavorare con l'io, non più con il noi. Ora, chiamatemi pazzo, che sicuramente pazzo lo sono, però io questa la leggo anche come una sorta di mini frecciatina nei confronti di Massimiliano Allegri. Quello che dicevo prima, non c'è niente, nessuno più grande della Juve. La Juve è la Juve. Tutti quelli che lavorano alla Juve lavorano per la Juve. Non sono la Juve. Rappresentano la Juve, ma non sono la Juve. Tante teste. Qual è la caratteristica della testa? Il ragionamento, il pensiero, banalmente, l'opinione, che è sacrosanta, libera, e tutti abbiamo diritto ad averne una, però poi bisogna andare nella stessa direzione. E quella stessa direzione assume la forma di un cuore, per Giuntoli, che dimostra ancora un certo lato passionale all'interno di tutta l'intervista. Quindi io la penso così, perché ho una testa che la pensa così. Dentro la Juve ci sono altre teste che pensano così? Benissimo, ci sono, lo sappiamo, lo abbiamo capito, però il fine è lì davanti ed è comune a tutti. È il cuore, è la Juventus. Tante teste, un solo cuore. E il cuore, che cosa sono? Ovviamente i risultati che andranno acquisiti attraverso il lavoro, che non deve essere solo tanto, deve essere anche qualitativo. Questa è un po', secondo me, la prima parte di Cristiano Giuntoli alla Juventus, la sua presentazione, e sebbene sia durata soltanto 1 minuto e mezzo e magari domande concordate, costruite a tavolino, devo dire la verità, mi è piaciuta.